1938, stadio Prater di Vienna. La partita dell'addio alle porte della seconda guerra mondiale. Io c'ero, diceva il nonno, io c'ero. Germania e Austria giocheranno l'ultima partita prima di fondersi in un'unica invincibile squadra del pallone. E dopo quella partita il più grande campione d'Europa, Matthias Sindelar, non giocherà più. Chieda a Sindelar di non giocare domenica quella partita. Ma non abbiamo che lui. Sindelar è il simbolo di tutta l'Austria. Sì, capisco. Non deve giocare con quei maledetti che ci hanno invaso. Non parli così forte, lo possono sentire. Lui è la nostra libertà. Vi chieda di non giocare. Camilla chiede a Sindelar se giocherà quella partita. Se si rifiutasse, perderebbe tutto, i soldi, la fama, i film. Sarebbe fuori gioco, ma soprattutto perderebbe il calcio, la sua vita. Lui le dice che è lei la sua vita. E l'Austria. Tutto il resto non conta. Le dice che qualche volta perdere tutto è l'unico modo di conservare qualcosa. Mancano 5 minuti alla fine del match. Hans Merck ruba palla al numero 9 tedesco Stipping e lancia in contropiede Sindelar. Cartavelina se ne va lungo l'auto di sinistra, salta due difensori e mette in mezzo una palla perfetta per la corrente. Karl Sesta che tira e rete! 2-0! 2-0! Sindelar abbraccia il compagno e poi insieme vanno a festeggiare sotto la tribuna in cui sono sistemate le autorità naziste. Rete! Rete! We'll be right back.